adesione a questo sistema, che secondo me è un sistema di guerra, non sia nel nostro interesse. Dicevamo che non lo è sicuramente nell'interesse dei territori nazionali, a partire dalla Sardegna alla Sicilia, per le questioni ambientali ovvie, anche per le questioni economiche di costo e opportunità, cioè di alternative che non sono state rilanciate sul piano economico, sul territorio. Non lo è a Pisa, ma a chi conviene avere 800 ettari di territorio pisano occupato da una presenza militare straniera? Ecco, quindi non lo è in termini interni, ma non lo è nemmeno in termini esterni, perché l'economia di guerra fa gli interessi di pochi, come è stato detto e ribadito precedentemente. Quindi quello che io credo, e dicevo, è un messaggio sovversivo, non realizzabile nell'immediato, dall'oggi al domani, o comunque va preparato con un percorso che guardi a situazioni omogenee, per esempio a livello europeo, dove ci sono paesi che potrebbero avere delle esigenze convergenti con il nostro, proprio nella direzione di uscire da questa schiavitù di stampo, di dominio, di predominio economico di stampo americano. E non solo, ma anche ad altri riferimenti economici a livello internazionale, come ad esempio sono i paesi emergenti, Brasile, Russia, cosiddetti BRICS, Cina, eccetera, non nella direzione di creare un altro blocco, ma proprio nella direzione di creare un sistema politico, economico, che guardi agli interessi dei popoli, dei cittadini, e non agli interessi delle lobby politiche ed economiche. Quindi in questo senso io credo che dovremmo cominciare proprio dalle esigenze dei popoli, dei cittadini e della gente, a costruire dei percorsi di collaborazione, di convergenza verso un'altra soluzione possibile, che guardi a un sistema più sostenibile, sia dal punto di vista sociale, quindi dell'equità all'interno delle generazioni, sia dal punto di vista ambientale, quindi in termini di eredità che lasciamo ai nostri figli. Grazie per la sintesi, è stato anche la chiarezza, insomma, nelle vostre posizioni. E, se vuole, ora passo la parola a Manuela. Buonasera a tutti, io innanzitutto vorrei ringraziare Alex Zanotelli, che lo vorrei ringraziare enormemente per il suo intervento, anche perché come promotore di questa iniziativa questa sera l'abbiamo voluto fortemente qui. E il fatto che sia il 4 novembre dà maggior valore all'iniziativa di questa sera. Vorrei rispondere anche all'appello all'unità di cui parlavi prima. Spero che l'iniziativa di questa sera possa essere un primo tentativo, anche se questo percorso antimilitarista, come rete dei comunisti, lo abbiamo già intrapreso da diverso tempo, da più di un anno. Tra l'altro, alcune realtà presenti questa sera a questo tavolo erano insieme alla manifestazione a Napoli il 24 ottobre contro la Trident Juntol. Vorrei ricollegarmi brevemente invece a parte del discorso di Mario Di Nucci rispetto, diciamo, agli aspetti più locali e territoriali. Rispetto alla militarizzazione dei nostri territori, no? Alla militarizzazione della nostra città e alla militarizzazione della nostra regione. Noi come Rete dei Comunisti abbiamo realizzato un dossier che prova a mettere insieme tutte le presenze sul nostro territorio proprio a livello militare bellicissimo, quindi da Camp Derby al Confose, alla scuola Sant'Anna, ma anche alla presenza per esempio dell'esercito, no? Dell'esercito italiano nelle piazze della nostra città, e poi insieme anche ad alcune partnership che Sant'Anna per esempio ha instaurato negli ultimi anni con delle industrie belliche proprio qui a Pisa. Queste informazioni anche piuttosto, diciamo, dettagliate le abbiamo elaborate, come dicevo, in un dossier che potete trovare sul banchino alla vostra destra. E lascio la parola a Walter Lorenzi della Rete dei Comunisti e poi continuiamo con gli interventi e anche gli interventi dal pubblico.
Ma allora, innanzitutto vorrei dire questo, che Alex ha messo il dito in diverse piaghe e affrontare tutti gli argomenti è chiaramente impossibile, e quindi sarò, per prendere insomma, la sintesi su alcuni passaggi. Innanzitutto vorrei dire che questa di stasera è un'iniziativa che è un po' il giro di boa di un percorso che noi abbiamo fatto, abbiamo intrapreso dal 3 ottobre, il giorno nel quale partiva appunto Train Junto, e abbiamo fatto un presidio, però prima del presidio abbiamo fatto un appello che è girato a lungo in città, e qui ecco, in una piaga, no? E purtroppo questo tavolo e le realtà che hanno aderito sono la sintesi oggi, no? Di chi si muove contro la guerra. Purtroppo ci troviamo in una situazione nella quale la politica, no? Praticata è quella che vediamo tutti i giorni, e una sinistra governista che ha prodotto Pinotti e Mogherini. Questo va detto per storia. Nel 2004 la Mogherini era una delle coordinatrici dei tavoli del Social Forum a Firenze, e la Pinotti era una dei berretti bianchi non violenti di Genova. Quindi se oggi siamo in questa situazione, i motivi ci sono, perché una sinistra governista, no, non ha più nell'agenda politica la guerra, oppure se ce l'ha dall'altra parte della barricata, cioè la gestisce la guerra, la gestisce attivamente. L'altra parte, quella che dovrebbe essere afferente a noi, non ha risposto, non ha risposto, semplicemente non ha risposto e non è presente. E questo ci deve far pensare, nel senso che noi abbiamo dato brevi mano alle persone, ai rappresentanti politici eccetera eccetera, da Mimamo ci abbiamo parlato, purtroppo. Allora noi non crediamo che questo dipenda dalla cattiva fede, ma dipende da una logica, che è una logica che ci ha portato in una condizione per cui la importantissima manifestazione di Napoli del 24 ottobre è stata una manifestazione militante, con una presenza significativa di immigrati, di giovani eccetera eccetera, però è stata una manifestazione che a fronte della sfida enorme contro l'umanità che il modello di quello che lui chiama o sistema, e noi chiamiamo il capitalismo, no? Dà contro l'umanità, la risposta è stata simbolica. Al momento la risposta è stata simbolica, e quindi ci dobbiamo organizzare, e noi siamo duri, molto duri di testa, di volontà, di determinazione, come Alex, e ci muoviamo anche per il futuro. Nelle prossime settimane ci saranno altre scadenze, perché vi informo, per chi non lo sapesse, che il 25 e il 26 novembre prossimo 21 a Firenze ci sarà un vertice della NATO aperto ai paesi del Mediterraneo, tra cui Israele, Arabia Saudita, ma non solo, anche l'Ucraina di Poroshenko, perché si riunisce il gruppo speciale mediterraneo del Medio Oriente della NATO. Ebbene, questa iniziativa è stata salutata dal sindaco Nardella come un messaggio di dialogo, di pace rivolto a tutto il mondo, quindi la NATO che fa un messaggio di pace. Quindi, allora, l'11 novembre ci sarà un'assemblea regionale all'Università di Firenze, e il 25 di novembre e faremo una manifestazione alla quale vi chiamiamo tutti, perché noi dobbiamo rispondere a una sfida enorme, che però ha dei responsabili e ha dei nomi e cognomi. Noi non pensiamo che ci sia la ferocia dell'individuo, del soggetto, prima ha detto Tony Blair, ci sono alcune persone particolarmente spregevoli, questo lo sappiamo, però al di là, dietro le persone, come del resto Renzi, che è, guardi anche oggi, no, le cose che ha detto rispetto all'ultima finanziaria, è un ciarlatano, cioè lui mente sapendo di mentire, sistematicamente su tutto, mente sapendo di mentire. Però dietro questi personaggi esiste una logica, che è una logica infernale. Prima Mario ricordava dei bombardamenti su Pisa, non c'era bisogno di quei bombardamenti, 3.100 morti, non c'era bisogno di uno strettamente militare, eh? Come del resto non c'era bisogno di altri bombardamenti, Dresda e altri. La logica è quella del distruggere per ricostruire.
Questa è la logica infernale del capitalismo. E oggi troviamo di fronte a una situazione che è chiaramente diversa nelle forme, diversa perché la storia è avanzata, e troviamo in una situazione molto simile a un'altra crisi, che è quella del 1929, per chi se la ricorda, la prima crisi di Wall Street, però è molto più grave. Noi chiamiamo questa come crisi sistemica, perché non è soltanto una crisi economica, è una crisi finanziaria, è una crisi ecologica, è una crisi di potere, è una crisi della democrazia. Non più tardi di 72 ore fa c'è stato un colpo di Stato in Portogallo, per cui una maggioranza reale è stata disconosciuta dal Presidente della Repubblica Portoghese, che chiaramente imita con tutta evidenza Napolitano, per cui ci sarà un governo di minoranza, perché quel governo socialcomunista che si poteva candidare, no? Siccome nelle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, siccome ne dava garanzia all'Unione Europea, semplicemente è stato escluso, quella maggioranza è stata esclusa, quindi ci sarà un governo di minoranza. E qui entro nel merito dell'assenza di democrazia. Quella crisi di cui parlavo prima ha determinato dei processi materiali, che noi definiamo come processi di omogeneizzazione di grandi poli economici che si uniscono per competere sul mercato, perché questa è la logica, e per strapparsi con la ferocia che abbiamo visto, 1 milione di morti in Iraq, ma se pensiamo a cosa sta succedendo in Siria, in Ucraina, nell'ex Jugoslavia, in Libia, no? Qui si parla di milioni di morti. Però una domanda, come mai, perché non si sente parlare di una diminuzione, per esempio, del flusso di petrolio da parte dell'Eni in Libia? Cioè in Libia c'è il caos, però l'Eni continua a estrarre petrolio tranquillamente. Non c'è stato, anzi c'è stato un incremento di produzione di petrolio. Bene, allora questi grandi poli stanno competendo tra loro, va bene, per l'egemonia sul terreno economico, sul terreno finanziario, sul terreno delle risorse e anche sul terreno della geografia. Quindi da questo punto di vista la NATO è l'elemento principale che determina e fomenta costantemente guerre contro altri poli, no? Che non sono imperialistici ma sono altri capitalismi, no? Prima si parlava dei BRICS, prima la Russia, eccetera eccetera, che anche essi chiaramente di fronte a questa aggressione si difendono e si crea questa dinamica. Noi non pensiamo che sia un problema di tifoseria, non c'è da tifare per nessuno. I nostri alleati sono i popoli che lottano per la propria dignità, per la propria indipendenza, per la propria autonomia, e soprattutto quei popoli che lottano per il progresso, per la trasformazione sociale in avanti. Però la situazione è tale per cui la NATO oggi è una camera di compensazione che non esaurisce al suo interno le contraddizioni di cui parlavo prima. Secondo il nostro punto di vista, l'Unione Europea si è costituita come polo imperialista, una delle categorie che è in disuso, però la realtà, come diceva un altro grande pensatore di fine Ottocento, ha la testa dura, e le categorie, che ci piacciono o meno, no, sono strumenti che ci fanno comprendere quello che sta avvenendo. Quindi un fenomeno concreto, materiale, che fa capire cosa sta succedendo è che dentro lo scenario di guerra complesso che abbiamo di fronte non si muove soltanto la NATO. Per esempio, in questi giorni avrete sentito che il governo, uno dei due governi ormai della Libia, di Tobruk, ha fatto una protesta che poi è stata smentita sul fatto che le navi italiane avrebbero sconfinato dentro Tobruk. Perché? Ci sono queste navi che non sappiamo bene se hanno sconfinato o meno, perché c'è un'operazione militare che si chiama Euro-NAVFOR-MED, che è un'operazione militare pianificata, organizzata, ordita esclusivamente dall'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea agisce, come giustamente diceva Mario, all'interno della dinamica della NATO, ma agisce anche per se stessa, con tutte le contraddizioni che sono. Quindi noi pensiamo che l'Unione Europea sia uno dei nemici fondamentali, come del resto tutti gli imperialismi, perché l'imperialismo non è una politica, non è una politica. Tante volte si sbaglia, l'imperialismo dice è la guerra, no? No,
L'imperialismo è un grado di sviluppo, noi siamo arrivati a un livello di sviluppo per cui una minoranza del popolo del mondo gode di una ricchezza enorme che potrebbe sfamare il doppio della popolazione mondiale, va bene? Ma l'imperialismo è un processo di sviluppo che a un certo punto, a un certo grado di sviluppo deve proiettarsi e deve strappare, deve competere, deve distruggere, deve uccidere e deve distruggere merci, risorse e soprattutto risorse umane, come sta avvenendo. Una guerra che ha due fronti. Alla fine degli anni 2000, alla fine del XX secolo, due colonnelli cinesi hanno scritto un libro che si chiama Guerra senza limiti, descrivendo una nuova forma della guerra. Bene, i due cinesi hanno scritto questo testo, che rimane come un testo fondamentale. Altri hanno detto materialmente che effettivamente questa è una guerra senza limiti. Uno di questi personaggi è Mario Monti. Mario Monti, nel suo breve tragitto di distruzione dell'economia italiana, a un certo punto ha detto: noi siamo in guerra. E è vero, in Europa c'è una guerra interna. Dal 2008 ad oggi in Grecia ci sono stati 11.000 suicidi, 11.000 suicidi a causa della crisi. Io ho parlato prima del Portogallo, e quindi noi pensiamo che per lottare contro la guerra e a favore della pace noi dobbiamo lottare innanzitutto contro il nostro avversario più diretto, immediato, abbiamo detto di Renzi, ma Renzi fa parte di una catena di comando che è quella della Troica Europea. Quindi noi suggeriamo, indichiamo, e su questo ci sarà il 21 di novembre una assemblea nazionale a Roma che si chiama Eurostop. Noi indichiamo l'Unione Europea come il nemico principale della pace in tutto l'emisfero, e quindi noi siamo per la rottura dell'Unione Europea e per la costruzione. Non basta dire no alla guerra, ma dobbiamo anche ipotizzare degli scenari, e noi siamo per la costruzione dello sganciamento dei paesi che più subiscono le conseguenze di questa aggressione quotidiana da parte della gerarchia europea, per costruire, sganciarsi, rompere la gabbia dell'Unione Europea e costruire un'arma euro-mediterranea che finalmente si rivolga ai paesi del sud e del sud del Mediterraneo e dell'est europeo, e costruisca un'economia che vada fuori dai meccanismi classici dello sviluppo ineguale. Questo può essere un contributo concreto contro la guerra della NATO e dell'Unione Europea. Grazie. Allora, Giacomo, poi se c'è delle domande, quindi preparatevi. Buonasera a tutti. Nel mio intervento tratterò una questione fondamentale per il movimento della pace, cioè la partecipazione italiana alla guerra in Afghanistan. Per inquadrare l'argomento sarò costretto a ricordare alcuni avvenimenti molto brevemente e a indicare le cause di questa guerra. Per prima cosa vorrei ricordare che la guerra in Afghanistan ha ormai 15 anni, esiste perché è una realtà praticamente che dura da 15 anni. E la guerra è iniziata nell'ottobre del 2001, cioè un mese dopo gli avvenimenti dell'11 settembre. E il governo statunitense, guidato da Bush Junior, decise di bombardare i territori afghani, e successivamente avvenne l'invasione militare dell'Afghanistan. Perché gli Stati Uniti hanno fatto questa mossa? Perché hanno scatenato la guerra? Secondo le motivazioni propagandistiche, le false motivazioni, e gli Stati Uniti dovevano difendersi dopo gli attacchi terroristici, dovevano distruggere le basi terroristiche presenti di Al Qaeda presenti nel territorio afghano, poi gli Stati Uniti dovevano catturare il presunto organizzatore degli attacchi terroristici, cioè Osama Bin Laden, e per finire gli Stati Uniti dovevano abbattere il regime totalitario integralista dei talebani che governava il paese dal 1990.
26. Allora, queste erano le appunto motivazioni ufficiali e propagandistiche. Sappiamo che in realtà gli Stati Uniti avevano e hanno in Afghanistan grossi interessi. Questi interessi sono legati molto alla posizione strategica del paese, perché il paese confina con la Cina, quindi la presenza statunitense rappresenterebbe una spina nel fianco di quello che viene visto come il potenziale avversario dell'egemonia militare ed economica degli Stati Uniti. E inoltre praticamente l'Afghanistan confina anche con l'Iran, che in quel periodo era in pessimi rapporti, non come ora, insomma, con gli Stati Uniti. E inoltre ci sono le potenze nucleari sempre vicino all'Afghanistan, cioè parlo anche di India, parlo di Pakistan, oltre che di Russia. C'era poi anche un interesse legato a vicende energetiche. Praticamente la posizione dell'Afghanistan è una posizione di passaggio per il trasporto del gas naturale dai ricchi giacimenti del Mar Caspio verso i porti dell'Oceano Indiano. Quindi, e per finire il quadro, diciamo, degli interessi economici, va anche detto che nonostante l'estrema povertà di questo paese, che ha un prodotto interno lordo pro capite di meno di $2 al giorno, ed è agli ultimi posti poi praticamente per quanto riguarda l'ISU, cioè l'indice di sviluppo umano, nonostante tutto ciò praticamente il paese, il sottosuolo, è ricchissimo di risorse. Esiste il ferro, esiste il carbone, c'è il cobalto, c'è il litio che serve per caricare le batterie dei telefonini, ci sono smeraldi, c'è un sottosuolo rispetto alla povertà della popolazione estremamente ricco. Torno un attimo indietro e ricordo come andò a finire, diciamo, l'invasione dell'Afghanistan. Si concluse in un periodo di tempo molto breve, in un paio di mesi, e il governo dei talebani venne appunto abbattuto e sostituito da un governo filo occidentale, va bene? Con un amico di famiglia della famiglia Bush. Cioè venne in pratica collocato a capo del governo Hamid Karzai, che era stato un collaboratore della CIA e consulente della UNOCAL, cioè una multinazionale del petrolio che aveva grossi interessi nell'Asia centrale. Allora, secondo, diciamo, i calcoli del governo di Washington, la caduta dei talebani avrebbe dovuto aprire un periodo di pacificazione.